sono le condizioni di Piazza Santa Croce? Lei come la trova? Sì, ragazzi che giocano a pallone, cose, mi dà un po' fastidio. È diventata un campo di pallone. Però, diciamo, dove devono andare questi ragazzi? Allora si diverte dove c'è un po' di spazio, capito? Mancano gli spazi per i giovani. Sì, non c'è niente attorno. Attorno non c'è niente. Non c'è niente, che c'è? Non abbiamo niente, niente per i vecchi, niente per i giovani, non c'è niente. La nuova amministrazione non vede dei cambiamenti? Sì, sente per televisione, sta facendo delle cose buone. Uno schifo totale. Perché? Allora, io non sono residente a Torre del Greco, ci vengo però spesso e ogni volta mi stravolge quando vedo che proprio, per esempio, in chiesa fanno le funzioni e fuori sono ragazzi che giocano a pallone o sparano i botti, una confusione totale. Poi invasa da tutti questi motorini che circolano liberamente e non c'è un vigile rubato, ma dico uno che controlla, faccia una fischiata. Mai. Da cittadino cosa chiede al comune, all'amministrazione? La presenza che non c'è praticamente. La presenza nel senso di controllo. Amministratori, sì, praticamente di vigile urbano, qualcuno che ci passi, insomma. Vengono qui perché gli lasciano fare. Non... Questa è la piazza principale. Questa è la piazza principale del paese. Diciamo, un biglietto da visita per uno che viene da fuori. Quindi secondo lei non è decoroso? Per carità, per carità. I cittadini abbandonato alcuni, altri invece sono liberi di fare quello che più gli aggrada. Perché sono pessime le condizioni di questa piazza? Perché la gente è incivile, non c'è controllo, purtroppo è così. I bambini che giocano a pallone non si può passare neanche. Lei ha paura di passare? Certo, che scostumati, non è che sono bravi, sono degli scostumati. Il problema non è il pallone che giocano i ragazzini, il problema sono questi signori con i motorini che corrono avanti e indietro. Allora forse i problemi sono due? Qua ce ne sono tanti di problemi. Con la nuova amministrazione non vede nessun cambiamento? È troppo presto per i cambiamenti, bisogna aspettare e sperare che qualcuno ci mette la mano. Non fanno manca niente per i giovani, i ragazzi. Dove devono giocare? Lo so spiegato. I ragazzi naturalmente quando vedono uno spazio non controllato, non organizzato, che devono fare? Giocano a pallone, anche perché purtroppo per i ragazzi a Torre del Greco non c'è niente. Il cittadino torrese va educato e controllato? Va educato, e però non sappiamo che noi cittadini siamo molto... ci opponiamo, non riceviamo molto e non accettiamo molto l'educazione, per cui va anche controllato, ma soprattutto è la cultura, è un problema di cultura e di educazione, quella è fondamentale. Torre del Greco è Torre del Greco, non è che... Che vuol dire Torre del Greco e Torre del Greco? Vabbè, ma finché diamo all'alito a qualcuno di parlare, Torre del Greco, ognuno è paesano del suo paese. Di pomeriggio i bambini giocano a pallone? Sì. È un problema questo? No, non c'è altro posto e giocano qua. Quali sono le condizioni di questa piazza? Potrebbero essere migliori, perché non essendoci spazio per i ragazzi appunto giocano in piazza e non è colpa nemmeno loro, però diciamo non si può passare, i motorini che sfrecciano. Ci sono i controlli? No, pochissimi. Pensano più a fare, diciamo, sì, multe alle macchine, però su queste cose non ci sono controlli. In questo momento si stanno verificando anche episodi di furti, rapine agli appartamenti, alle auto? Tanti, tanti, proprio in questa zona, tanti furti, ma proprio con le pistole vengono vicino, rompono le macchine, rubano tantissimo, tantissimo proprio. Faccio un appello al sindaco. Al sindaco? E speriamo che ci vuole cagare tutto quanto.